Placato a Dio lo sdegno, il contagio finirà. Salve, o rocco, salve, o santo, sei di Dio virtù celeste, per abbattere della peste l'ostinato e rio furore. Glorioso nostro San Rocco, per quella beatitudine che godesse con Dio nel cielo, non vi dimenticate di noi. E allorché Dio sdegnato è per punirci con la peste o altro male contagioso, fatevi nostro avvocato e mediatore presso di lui, affinché per la vostra intercessione si clachi e ci conceda la grazia di essere. Anche in conto che noi siamo
attorniati da santi. Non siamo soli e non ci sono soltanto i mediocri, gli indifferenti, quelli che remano contro, siamo attorniati da santi. Ci siamo ricordati di alcune figure, di alcuni testimoni che ci hanno aiutato a vivere, a riflettere, a meditare proprio sulla vita. Ricordate inizialmente la figura di San Lorenzo, la figura del nostro San Rocco, che ci permette di fermarci un tantino su di lui. Ieri sera abbiamo riflettuto sulla figura di Chiara. Sono figure, testimoni che hanno il potere di parlare anche ai figli, alle figlie di questa generazione. Lo voglio dire anche perché oggi, soprattutto in terra di Sicilia, ricordiamo il santo diacono Eufrio, che insieme ad Agata protegge la città di Catania, altre città. E ci fermiamo, come dicevo, sulla figura di San Rocco. Voi sapete che in questi anni io sto conducendo personalmente una mia ricerca personale su questi personaggi che qualche volta rischiano di essere dimenticati, oppure per esempio fraintesi. San Rocco è una figura che mi piace ricordarla sempre. Prima di venire a lingua glossa, non è che io avessi una conoscenza profonda del personaggio del santo. Ognuno di noi, credo, vive nello spazio e nel tempo, e gli aiuti sono quelli che provengono dalla tua gente, dalla tua cultura, dalla vita dove tu sei chiamato a vivere. E venuto a lingua glossa ho avuto modo di fermarmi e dire tra me e me: ma chi è San Rocco per noi tutti? Inizialmente, credetemi, era una figura che era per me anche quasi leggendaria, una figura che forse attraversata dalla nebbia, dalle leggende. Poi lo studio, la lettura amorosa, amorevole di quello che c'è in giro mi permette di dire: Signore, ti ringrazio perché mi hai fatto conoscere questa figura. E rimango incantato, lo dico sempre, perché Rocco non è un prete come me e non è nemmeno un diacono come Ubrio, non è un vescovo, è semplicemente, come dire, un laico di Renovi. È una persona che è formato alla scuola della famiglia come tutti noi, sicuramente nel corso della sua vita ha fatto degli incontri spirituali. Avrà vissuto momenti intensi, trasformanti, perché ognuno di noi vive nel suo tempo, legato alla sua storia. Ci sarà stato qualcuno, ci saranno stati sicuramente degli eventi che lo hanno portato a fare determinate scelte. Vive intorno al 1350. Dicevamo, vive solamente 30 anni, lo vediamo alto, slanciato,
un bellissimo giovane, eppure vive semplicemente 30 anni e la maggior parte di esse vive per strada come pellegrino. Sono gli anni nei quali tanti decidono di mettersi in strada, decidono di far ripartire la vita partendo dalla strada. Aveva una casa, aveva una famiglia, ma dopo la morte dei propri cari decide di mettersi per strada. Anche oggi, sapete, c'è tanta gente che decide di stare sulla strada. Ce ne sono alcuni che sono costretti a vivere in strada. È il fenomeno di quanti si sentono tagliati fuori. Nella mia vita ho incontrato tanta gente che sta fuori, che decide di vivere semplicemente fuori della casa e fuori della città, e in un certo senso taglia anche i ponti. E con queste persone, in questi anni come anche nel passato, ma in questi anni, sono nate delle esperienze bellissime. Per esempio, quello che fa anche attualmente la comunità di San Basilio di Roma, una esperienza legata proprio a quanti sono tagliati fuori dalla vita sociale, dai contatti. Ho avuto modo di conoscerne alcuni e di essere rimasto veramente incantato per la forza travolgente del messaggio. Credo anche Rocco si fa attento ai bisogni degli altri. In quel periodo scoppia la peste e invece di stare a casa senza essere disturbato decide di mettersi per strada. È la grande invenzione di Cristo, lui disse: io sono la strada. Lo si può trovare il Signore in casa, nei palazzi, lo si può incontrare anche per strada. Io sono la strada, la via. E sapete, è bella questa immagine della strada. Rocco vivrà proprio questa esperienza. E come voi sapete, vivrà i suoi anni giovanili vivendoli, passando di città in città, facendosi amico degli altri, amico di quanti sono stati colpiti o dalla malattia o dalla solitudine o da altro. Non farà mancare la sua amicizia, la sua opera, e di volta in volta la gente lo acclama, lo riconosce, e lo riconosce soprattutto come un amico speciale. Poi Rocco, proprio perché è una persona speciale, Rocco anche lui prende la malattia. Mi ha fatto sempre pensare questa esperienza toccata anche a lui. Andava per guarire e diventò a sua volta un malato, un avversario. E capì personalmente cosa vuol dire essere ammalato. Lo abbiamo detto ieri, se prima era al centro dell'attenzione degli altri, tutti lo acclamavano, una volta che diventa malato rimane solo. Ripeto, rimane solo. Il santo è solo, non ha più nessuno. Ecco perché la vita di San Rocco è molto vicina alla nostra. Quante volte noi siamo al centro dell'attenzione degli altri, quando abbiamo soldi, quando abbiamo la salute, quando siamo il re e le regine delle nostre feste, ma quando vengono a mancare i soldi, quando viene a mancare
la salute, quando vengono a mancare altre alternative, qualche volta si rimane soli. Ed è la storia di ieri come anche di oggi. E noi ci fermiamo su questo punto. Io credo anche a lingua grossa, viviamo momenti di solitudine, qualche volta ci accorgiamo di questi cambiamenti che avvengono anche nelle nostre famiglie e ci accorgiamo come abbiamo bisogno di capire meglio il nostro messaggio e di essere più presenti lì dove c'è bisogno di noi. Io chiudo questa sera la predica con un invito rivolto a me e a voi, perché come Rocco possiamo fermarci dinanzi alla casa degli altri e soprattutto fasciare le ferite degli altri. Ricordate il Vangelo di oggi? Ciò che voi scioglierete sulla terra sarà sciolto anche nei cieli, e tutto ciò che voi legherete sulla terra sarà legato anche nei cieli. C'è un disegno mirabile per le nostre vite. Se noi vogliamo, possiamo compiere l'opera straordinaria. E oggi più che mai ne abbiamo bisogno. Non è vero che oggi noi viviamo tempi tranquilli. Il nostro tempo è pieno di guai. A volte alcuni di questi guai sono sotto gli occhi di tutti, ma ce ne sono altri che li sanno, li conoscono, quelli di famiglia. Ecco, noi vogliamo essere vicini a quanti sono nella difficoltà. Questo è il segreto dell'amore, questo è il segreto di quanti si fanno vicini agli altri. Sempre mi sono posto la domanda, ma perché Rocco ha lasciato la casa e è andato verso gli altri? Perché andava, come dire, nei leprosari, nei luoghi dove c'erano gli ammalati? Qual era la motivazione grande? Sicuramente, ce lo ripetiamo ancora una volta, aveva scoperto il Cristo crocifisso, aveva scoperto il Cristo del Vangelo, il quale non dimentica nessuno e dà sempre una grazia in più. Vorrei dire a me e a voi, questi sono gli anni in cui dobbiamo ripetere il miracolo di Rocco. Io nel mio piccolo mi voglio impegnare ad essere un piccolo pellegrino che predilige la strada, che vuole stare accanto a quanti sono nel bisogno. E questo nostro tempo del Covid-19, della pandemia, è un tempo che sta creando delle situazioni spaventose. Noi ci auguriamo, anche grazie all'intercessione di San Rocco, che abbia fine questa pandemia. Ma credo, dinanzi a questo disastro, noi dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi e fare ricorso alla potenza della fede, alla potenza della carità, alla potenza della storia e della solidarietà delle nostre parrocchie, delle nostre famiglie, come forse non abbiamo fatto prima. È il momento di dare il meglio di noi stessi. Per questo motivo la forza della preghiera è necessaria e indispensabile, e soprattutto l'aiuto di quanti sono, vuol dire, anziani, di quanti sono più saggi di me, di quanti vedono oltre e riescono e riusciranno a indicarci la buona strada, le buone intenzioni. Come dicevamo, chiudiamo con il ricordo di quanti oggi ci fanno pregare. Oggi ricorderemo Antonino Merita, Francesca Giannetto e Giuseppe La Rosa. Sono amici speciali, rappresentano
il legame con la vita, con il passato, il presente e il futuro. Ancora una volta leghiamoci a questa storia grande. Non ci capiti, soprattutto in questi anni, di chiuderci nella nostra indifferenza, nel nostro dorato individualismo, dove ognuno di noi è al centro del mondo, dimenticandosi degli altri. Salutato Gesù Cristo, oggi e sempre salutato.